benvenuti alla presentazione della Personal Z Planner di KKK della collezione Oh So Lovely, dove il grigio è il colore predominante con i dettagli a pois rame. È un'agenda a zip, quindi si apre in questo modo e può contenere anche, io ho provato, il telefono o altri piccoli accessori, quindi è molto pratica soprattutto per chi è abituato a mettere tanti fogli o tante cose all'interno dell'agenda. Appena aperta scopriamo che l'agenda è ad anelli, precisamente 6, quindi potete disporla come volete. E nell'agenda sono inclusi anche due taccuini, il primo è mini con scritto Enjoy Today e l'altro è nella parte in fondo e è più lungo e ha una cornice a pois. La cosa importante da sapere della Personal Z Planner di KKK, questo è il formato medio, quindi esiste anche la versione più grande, è che ha il calendario non datato, quindi potete riutilizzarla anche il prossimo anno o quello dopo ancora, Quindi è diciamo perfetta per chi non ama cambiare l'agenda tutti gli anni e anche perché gli anelli e il calendario non datato poi vi permettono veramente di modificare, disporre tutto a vostro piacimento. È divisa in 7 parti, ogni parte ha una tab. La prima parte è la parte, ha anche 2 pagine di sticker. La prima parte è dedicata alla griglia mensile. La seconda parte invece è dedicata alla settimana. Come vedete, la settimana è disposta su 2 pagine, quindi è un'agenda settimanale, dove il sabato e la domenica sono disposte nella stessa riga. Poi abbiamo la terza sezione che è dedicata ai compleanni, la quarta sezione invece che è dedicata interamente al to-do, quindi vi permette di ricordare tutto quello che dovete fare. Mentre le ultime 3 sezioni sono libere, sono quindi composte da fogli a righe con cornice diversa, questa ad esempio a stripes, l'altra a pois e l'ultima sempre a pois però rosa. È un'agenda molto comoda perché entra in una borsa anche di media dimensione, ma soprattutto il fatto di essere un'agenda a zip vi permette di inserire dentro tutto quello che volete e di richiudere e di portare con voi magari anche solo l'agenda.